Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo. Spero solo che non sia tardi. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Infamous. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo incontrato un uomo che ci ha fatto vedere il futuro. Chi è questa persona? Io ovviamente lo so, ma a livello di gioco in questo momento Cole brancola letteralmente nel buio. E intanto Moya ci ha chiamato per andare a rigenerare un altro generatore, e io spero che sia uno dei due potenziamenti che siano, e in questo momento spero più nel primo che nel secondo, ovvero spero che sia la planata, ma potrebbe essere l'attacco saetta, quello un po' più potente, quello più preciso, ma quello forse è del 2, forse sto confondendo le cose, o comunque se lo becchiamo anche nel primo, e non mi ricordo se c'è, lo becchiamo forse più avanti. Dipende tutto adesso da quale dei due potenziamenti è. Comunque c'è da dirlo, e io lo ripeto, per essere il titolo che era, anzi, per essere il titolo che è Infamous e dannazione, nessuno me lo toglie dalla testa che questo gioco già per il tempo era mega avanti. Dove sono? Cioè, allora, so che siete qui ma non vi vedo. Ah, perché siete qua sotto. Ah, buongiorno. Ecco fatto. Stai buono tu, che sei quello grosso. Perfetto. Ecco fatto. Ne manca solo uno. No. No, ho sbagliato. Scusatemi, non volevo uccidervi. Vabbè, per fortuna non me l'ha contata come uccisione volontaria. Per rimediare curo un po' tutte le persone che sono a terra. La missione di oggi la scopriremo tra poco, subito dopo che io avrò ucciso quegli altri mietitori laggiù. Perfetto. Morsa elettrica. No, è call. Allora, aspetta. E vai, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Certo che comunque abbiamo il 30%. Vuoi che magari siamo nella zona senza elettricità, è ok, ma il 30% di resistenza ai danni non cambia una sega, veramente. Comunque, acrobazia effettuata. Oltre al danno alla beffa, attacca una granata su un nemico prima che esploda. Eliminalo con un'onda d'urto o precisione. Precisione è la folgorata che vi dicevo precisa. L'onda d'urto, scusami, è il... Giusto? Non mi ricordo mai i nomi. E scusami, come dovrei farlo a uccidere così? O buttandolo giù da un palazzo, o buttandolo in acqua, forse? Boh, vabbè, in teoria si può fare. Allora, con 800 punti e ne abbiamo 5700. Ah, flutto in aria, vabbè, niente di eccezionale. Mentre questo aumenta la sua forza, vabbè, si può fare. Questi due possono essere utili. E il resto dei punti io in teoria me lo terrei anche... Perché metti che adesso mi dà uno dei due poteri che vi dicevo, già lo possiamo potenziare. Prendiamo questo frammento. Ecco fatto. Perfetto, ne mancano 22. E la missione di oggi nelle fogne, come al solito, è... Nessuna protezione. Nuove informazioni. A capo dei mietitori c'è una donna di nome Sasha. Niente cognome. Fino a qualche mese fa era un pezzo grosso dei primogeniti. Ha guidato molte delle loro ricerche. Pensi che sappia? Non vedo. Può darsi. Ma se anche non lo sapesse, devi eliminarla. Certo. Non possiamo affrontare l'epidemia. Ti contatterò appena scoperto dove si trova. Ah? Perché non ti aggrappi con la volte? Santo cielo. Sei un così una persona intelligente. Eppure fai di ste cagate. Perfetto.
Allora. Aspetta. Riportamelo qui. Perfetto, vai. Volevo solo ricaricarmi io. Non volevo disattivarlo. Tra l'altro, ecco appunto, col... Lì ce n'è un altro, ma il nostro obiettivo è questo qua. Riunisci i cavi. Ti prego, dammi la planata, dammi il glide. No, vabbè, che palle quello di... È buono perché è buono. Ma volevo la planata, ma che palle. Non me lo vogliono dare sto attacco. Cioè, sta abilità, ho sbagliato. Abilità di precisione sbloccata. Preso? Sì. Ok, dammi solo un secondo. Ah, zitto. Aspetta, prima di sentire la gente. Precisione. Ah, niente, non... Peccato, speravo di... Vabbè. Parlava di quanto sei un vero supereroe, di cose del genere. Una ragazza ha detto che sei... No! Che hai una specie di aura di... Sono morto. Vabbè, è colpa mia. Vabbè, tanto non stavo sentendo Zeke, quindi fa il culo. Preso. No. Preso, sì. Caricami. Perfetto. No, dai, mi piaceva sentire quello che Zeke aveva da dirmi. Stava dicendo cose belle su di me. Cole, che palle. Perché non ti aggrappi oggi? Ecco fatto. Ci arriviamo? Sì, ci arriviamo. Ecco qua. No, è che... Oh, ma oggi lo sta facendo apposta, Cole. Io non ci voglio credere che... Tutte ste superfici non si aggrappa. Lo stai facendo apposta, di la verità. Dannazione a te, Cole. Allora, nemici? No. Dai. Ti sta bene. Esplodi. È morto? Sì. Ma basta. Ne appare un altro? Meno male. No, ascolta, facciamo così. È il modo più veloce per ricaricarsi quando non hai una batteria. Beccalo in testa. Perfetto. Nasconditi. Aspetta. Preso in testa. Certo, sto attacco utilizza un sacco di elettricità. Però, sai com'è? Nei punti a distanza è sicuramente una delle abilità migliori che potevamo avere. Perché sospetto che arriverà altro tizio esplosivo. Perché non vedo. Col, che cazzo fai? Mentre sei in mira. Dannazione a te. Allora, aspetta un secondo. Voglio controllare. Perché lui con la 7 i colpi alla testa si concatenano. Vediamo se funziona anche con precisione. Sì, funziona, perfetto. Ma ancora sono vivi, scusami. L'ho colpito in piena testa. Come fanno a essere vivi? Boh, vabbè. Beh, ascolta, con sto potenziamento aveva senso. Con la saetta normale non aveva molto senso. Prende la concatenazione. Così sì, ha senso. Non...
che palle. Che la mira non è molto fluida a volte. Dov'è? Ah, eccolo là. Vabbè. Mi ha colpito qualcosa o... Boh, vabbè, guarda. Oggi sembra che Cole non voglia collaborare, quindi... Non lo vedo. Eccolo là. Preso. Vieni. L'ho preso. Ma scusami, ma ero totally convinto di averlo preso io. Dai, torna indietro, per favore. Perfetto. No, Cole, ma sei stronzo. L'ha fatta po'. Ma vedi, oggi... Dio mio. Io stavo scherzando. Io non dicevo sul serio che oggi Cole non collabora. Ma veramente oggi sei stronzo più del solito. Perché sei saltato oltre? Cole, se fai così un'altra volta ti giuro che oggi non collaboriamo. Dai, vai. Già sono nervoso che non ho ottenuto il potenziamento che volevo. Ok, no, non c'è nessuno. Perfetto. Io volevo una roba e il gioco mi ha dato tutt'altro. Ok, no, qua. Altra zona dove appariranno nemici e io devo stare dietro il generatore lì. Anche se... Non vedo motivo per cui dovrei combattere quando basta che faccio questo. Complimenti a noi. E anche questa zona della città è stata riaccesa. Bel lavoro, Cole. Nessuna protezione, missione completa. Oh, completata. Cole. Tu! Trish. Un aereo ha portato una cassa medicinale. Bisogna proteggerla dai Nititori. E dovrei essere. Perfetto. Io. Non conosco nessun altro con dei superpoteri. Da! Poi sei in debito con lui per ciò che hai fatto. Certo. La cassa sarà al sicuro. Ti fa comodo adesso che se conosci una persona con i superpoteri. Però fino a 5 minuti fa era un criminale che ha ucciso tua sorella. Come se fosse l'unica persona che è morta. Come se fosse colpa nostra, poi. La prossima missione, vediamolo subito. Trish si riavvicina. Ma che siete scemi? State sparando a una scatola, idioti. Però io detesto le missioni proteggi l'obiettivo. Cioè, io capisco che voi non siete totalmente sani di mente, ma da qui a mettervi a sparare una scatola, che cavolo vi ha fatto, scusami? Ah, ma c'ho... Olla, quanta gente sta arrivando. Ecco fatto. No, tizio con lanciamissili, no. Ah no, un minigun, ok. Chi se ne frega del minigun. Ho bisogno di ricaricarmi. E l'unica fonte di energia è quella là in fondo. E lui ci spara. Fantastico, siamo in una situazione di merda. Allora, aspetta. È colpa mia che... Cioè, in realtà è colpa dei joystick che sono
imprecisi come lo schifo. È difficile mirare quando tutto ciò che hai è un joystick. Dov'è? Dai! Preso! E che cazzo! Perfetto! Ui! Ah, pensavo qualcuno avesse... Puttanega! Ho bisogno di ricaricarmi! Ancora vivo sei! Dai che adesso arriva il conduit, quanto ci fai? Sì, coraggio. Preso in testa. Ehi, hai un secondo? Mi è venuta in mente un'ideuccia di cui vorrei parlarti. Al momento sarai piuttosto occupato, ho addosso i miei editori. Quegli idioti non andranno da nessuna parte. Dai, cosa importante? Hai presente quando usi quel colpo per lanciare uno in aria e poi gli spari mentre in volo? Sì. Dobbiamo trovare un nome per quelle mosse, amico. Non mi pare proprio il momento. Esatto. Secondo me potremmo chiamarlo l'azzoppatore. Sai, perché da quello nessuno si riprende. Potremmo stamparlo su delle magliette, farci un bel cruzzolo. Non è il momento, Zik. Usa il braccio, io la mente. Pure. Niente, dobbiamo farlo saltare in aria. Cioè, potremmo sparare subito al tizio e farla finita, però. Due addirittura? Boia. Niente, allora aspetta un secondo. Ecco fatto. No, e che palle. Colpito? Non la finiremo mai se io rimango... Stavo dicendo, non la finiremo mai se io rimango lì. Perfetto. Facevamo prima veramente a distruggere tutto il camion. Ma vai via, va. Cretino. Come sempre mi faccio fregare dalla cosa più stupida in assoluto. La solita... La solita tanica messa lì a cazzo di cane che mi fa esplodere l'esistenza umana. Dai, vieni qua allora. Chi mi sta sparando? Ci sta bene. Conduit? Ah no, i civili. Serve aiuto per spostarlo? Ce la facciamo, Cole. Grazie dell'aiuto. Quindi di nulla. Di nuovo. Vedremo. Yo, Trish si riavvicina.
Ho localizzato la posizione di Sasha. Sta trasmettendo dal Jefferson Tunnel. Raggiungi il punto indicato sul tuo GPS. Ti darò istruzioni quando sarà. Certo, però noi ci fermiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.